Ben ritrovati all'edizione serale di Cosmos TG. Andiamo alle notizie di oggi, venerdì 11 novembre. Cronaca. Questa mattina i carabinieri della stazione di Sassano della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di ordigni esplosivi un 54enne pluripregiudicato del posto. I militari hanno sequestrato un ordigno esplosivo artigianale del tipo bomba carta nascosto in un baule di ferro nell'abitazione dell'arrestato, contenente circa 150 grammi di miscela esplosiva pirica. La bomba carta, dopo la messa in sicurezza dell'area, è stata resa inerme sul posto dai carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Salerno. È stata inoltre sequestrata una cartuccia a palla unica fiocchi calibro 12, detenuta illegalmente poiché non denunciata all'autorità di pubblica sicurezza. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed un tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri ad Atena Lucana, un 21enne originario del Ghana ha perso la vita investito da un'auto. Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri ad Atena Lucana, con Drissa, un ragazzo di 21 anni di nazionalità ghanese, ospite di una struttura di accoglienza di Atena Lucana, ha perso la vita investito da un'auto. Il ragazzo si trovava lungo la SS598 nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, insieme ad un connazionale, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito da un'auto, un Alfa Romeo Giulietta, con a bordo due giovani. Inutili soccorsi del personale del 118 che sono giunti prontamente sul posto. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sala Consilina per le indagini del caso. Se l'è cavata solo con delle lievi ferite un ragazzo di 21 anni di Sala Consilina, coinvolto in un altro incidente stradale avvenuto però in tarda mattinata oggi sulla strada statale 226 in località Pastinelle a Sala Consilina. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto alimentata a gas quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, avrebbe perso il controllo dell'auto che prima sarebbe finita contro un muro che costeggia la strada per poi invadere la corsia opposta e finire contro un fabbricato. Il 21enne è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Nel frattempo, oltre alla Polizia Municipale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi sono stati impegnati per mettere in sicurezza l'autovettura ed in particolar modo il serbatoio del gas. Il giovane è stato trasportato da un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti, ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. E ci trasferiamo a Rocca d'Aspide. Il comune avrà il proprio istituto alberghiero. Lo ha deciso il TAR, che con sentenza ha accolto il ricorso presentato dal comune contro la regione, provincia e MIUR, finalizzato ad annullare la delibera relativa al dimensionamento scolastico 2016-2017, che non prevedeva l'attivazione di un istituto professionale di Stato per i servizi enogastronomici e l'ospitalità alberghiera presso il Parmenide. La città di Rocca d'Aspide, come sostenuto dalla giunta comunale, dispone di un'offerta scolastica di vari istituti, tuttavia è privo di una scuola professionale di tipo alberghiero, un settore in chiara espansione, la cui istituzione avrebbe costituito un importante polo di servizi per i paesi limitrofi. E a distanza di anni è grave che molte aree e terreni interessati dagli sversamenti illegali dall'inchiesta Chernobyl e che vede coinvolti alcuni comuni del Vallo di Diano non siano stati ancora messi in sicurezza o quantomeno delineati. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano nel corso della seduta della commissione speciale Terra dei Fuochi. Vediamo. A distanza di anni è grave che molte aree e terreni interessati dagli sversamenti illegali accertati dall'inchiesta Chernobyl e che vede coinvolti alcuni comuni nel Vallo di Diano non siano stati ancora messi in sicurezza o quantomeno delineati. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano nel corso della seduta della commissione speciale Terra dei Fuochi. L'audizione chiesta dal Movimento 5 Stelle e dai vari sindaci e tecnici spiega
segue una precedente seduta andata deserta, tranne per la presenza del sindaco di Teggiano, che, documenti alla mano, ha mostrato come il suo comune non sia coinvolto nella vicenda. Oggi, nuovamente e in modo reiterato, non erano presenti i sindaci di Sant'Arsenio e San Pietro Altanagro, sottolinea. Di questo ultimo comune era presente un tecnico, avvisato in ritardo e quindi sprovvisto di documentazione. Abbiamo comunque incassato la disponibilità dell'ARPAC Salerno, continua Cammarano, nel tenere sotto controllo ed eseguire ulteriori analisi sui campioni di terreni, oggetti dell'indagine dei magistrati. L'inchiesta Chernobyl è di 7 anni fa ed ha svelato la terra dei fuochi nel Salernitano ed è approdata nelle aule giudiziarie, rileva il consigliere regionale, ma il processo non è ancora cominciato. Ribadiamo che occorre chiarezza e trasparenza e procedere con la messa in sicurezza dei territori per la tutela della salute dei cittadini, conclude Cammarano. Provvederemo a riconvocare in commissione nuovamente i sindaci. Ancora senza soluzione l'avvertenza della sanità privata convenzionata della Campania. I centri di riabilitazione, le case di cura e i laboratori di analisi sono in attesa di firmare il nuovo contratto, ma intanto il TAR della Campania ha respinto la richiesta cautelativa di sospensione dei decreti sui tetti spesa delle prestazioni. Al centro della questione c'è la famosa clausola prevista dal commissario della Sanità Polimeni, che vorrebbe inserire nel nuovo contratto in modo che le aziende rinuncino ai crediti vantati per gli anni passati dalle aziende che hanno fornito prestazione oltre i tetti di spesa. La decisione del TAR nel merito non è ancora arrivata. Il motivo per cui manifestiamo sostanzialmente è perché crediamo che noi siamo in rappresentanza di circa 1500 infermieri e non solo infermieri, anche altre figure del comparto sanità, che siamo gravemente danneggiati poiché recentemente sono state fatte delle graduatorie di mobilità da cui purtroppo non si riesce ad attingere e non capiamo quale sia il motivo. Queste graduatorie rimangono ferme nonostante il personale per poter aprire le strutture ci sia. E continuano a fare appalti milionari con agenzie interinali quando comunque si può attingere dalle graduatorie. E abbiamo istituito un'associazione, si chiama MICPS, Movimento Infermieri Campania e Professioni Sanitarie. È un movimento che nasce per la tutela di tutti i professionisti che lavorano fuori dalla regione Campania. La nostra è una lotta che va avanti già da un po' di tempo e il nostro obiettivo è quello di fare chiarezza sul motivo per cui c'è questo blocco, nonostante comunque la Regione Campania ha sbloccato il turnover e c'è la possibilità di attingere dalle graduatorie di mobilità. Oltretutto il lavoro interinale è un lavoro che costa all'incirca, pesa all'incirca il 30% in più sul budget. Quindi il reclutamento attraverso le graduatorie è anche una forma di risparmio, quindi crediamo che comunque ci sia uno sperpero di denaro pubblico che può essere tranquillamente dirottato investendo delle risorse, quali appunto assumendo gli infermieri, i tecnici, le ostetriche, tutte le figure del comparto nelle graduatorie di mobilità. Allo scopo di incentivare l'imprenditoria giovanile, agricola e zootecnica, anche il Comune di Santa Marina ha deciso di avviare un programma per realizzare gli orti sociali nel proprio territorio. Ascoltiamo. Allo scopo di incentivare l'imprenditoria giovanile, agricola e zootecnica, anche il Comune di Santa Marina ha deciso di avviare un programma per realizzare gli orti sociali nel proprio territorio. Il progetto coinvolgerà i cittadini residenti a Santa Marina che non abbiano superato il 40° anno di età e che siano in grado di provvedere alle coltivazioni dell'orto assegnato, anche con l'aiuto di un familiare. Gli orti saranno assegnati a chi non detiene alcun altro terreno coltivabile pubblico o privato.
privato. L'estinzione dei lotti potrà variare da 400 a 500 metri quadri per un canone di locazione annua di 100 euro per ogni singolo lotto. L'assegnazione potrà avvenire in forma singola o associata e saranno preferiti i richiedenti con reddito inferiore alla tassazione ISEE. Le domande possono essere presentate presso l'ufficio protocollo del comune oppure spedite a mezzo di raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Tutte le informazioni si trovano sul sito del comune di Santa Marina. A partire dal prossimo fine settimana, quindi domani, sabato 12 e domenica 13 novembre, gli studenti dell'Università di Salerno avranno la possibilità di studiare e preparare i loro esami nelle aule studio allestite appositamente nell'edificio delle residenze universitarie del campus Fisciano. Vediamo come. Il campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno apre le proprie porte ai propri studenti anche nel weekend, un momento importante. Sì, era un impegno che avevamo assunto con i nostri rappresentanti, gli studenti e gli organismi di governo del Senato e del Consiglio di Amministrazione, di aprire e di poter dare loro degli spazi fruibili il sabato e la domenica. Oggi ci sono 10 aule dotate di infrastruttura di ultima generazione a disposizione dei nostri studenti per circa 200 postazioni che possono essere utilizzate e liberamente dalle 8.30 alle 20.30 il sabato e la domenica, con però tutte la possibilità anche di un punto ristoro. È un modo per far continuare la nostra comunità anche durante i fine settimana, una zona riservata ad accesso autonomo senza impattare sulla chiusura del campus complessiva e nel contempo anche la possibilità di poter incontrare docenti. Insomma, un campus che capisce che il suo processo di crescita, segnalato dall'aumento anche di quest'anno oltre l'8% delle immatricolazioni, doveva dare un segnale politico di apertura ulteriore nei confronti degli studenti. Oggi l'ha dato. Questa iniziativa di oggi segue ad altre che già abbiamo intrapreso e che porteremo avanti nelle prossime settimane. Questo sicuramente rappresenta un momento fondamentale per la popolazione studentesca, perché riuscire ad usufruire in un campus che di dimensioni e di respiro internazionale anche offre la possibilità di studiare nei fine settimana, non solo per coloro che risiedono qui all'interno del campus ma anche dall'esterno, offre la possibilità di una maggiore coesione e di partecipazione alla vita del campus universitario. Ha parlato di iniziative svolte in concomitanza tra Unisa e Adisu. Quali sono? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci? A breve abbiamo intenzione, ci stiamo già lavorando, di aprire una parte della mensa alla facoltà di medicina e chirurgia al plesso di Baronissi. Ci siamo resi conto che sono diversi anni che gli studenti purtroppo non usufruiscono di un pasto caldo. Abbiamo fatto in modo che si arrivassero pasti caldi anche a Baronissi, quindi a breve notizieremo anche di questo ulteriore passaggio, così come abbiamo iniziato già da febbraio la veicolazione dei pasti anche di sera, altro passo importante. Quindi ci siamo attivati per un servizio anche navetta nei mesi scorsi, gratuito, e sottolineo gratuito perché abbiamo noi coperto come Adisu la spesa per il tutto, e ci auspichiamo che questo passaggio diventi sempre più migliorativo per gli studenti. Apertura delle aule studio nel weekend per gli studenti, un'azione voluta fortemente da voi studenti proprio per gli altri. Sì, sicuramente tutta la parte studentesca ha giocato un ruolo chiave all'interno di questa bella e nuova iniziativa. Gli studenti l'hanno fortemente voluta, l'hanno cercata da diversi anni con diverse azioni. Il Consiglio degli Studenti più volte si è fatto promotore di questa istanza e oggi finalmente dopo tanti anni possiamo dire che per la prima volta il campus è aperto il sabato e la domenica, quindi tanto spazio per noi, delle aule attrezzate, un punto ristoro, il wifi, il riscaldamento che è molto importante soprattutto nei periodi invernali, e quindi sicuramente è un'iniziativa totalmente a favore degli studenti. Quindi ringraziamo in prima persona il professore Luciano Feo che ci ha seguito dal primo momento, il magnifico rettore e il professor Apicella dell'Adisu.
A Vibonati domani 12 novembre ci sarà la commemorazione dei caduti di Nassiriya. In occasione del 13° anniversario della barbara strage di Nassiriya in Iraq, in cui il 12 novembre del 2003 persero la vita di 19 italiani, 12 erano carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. La Prologo di Villamare Vibonati organizza una cerimonia di commemorazione dei caduti di quell'attentato. La manifestazione avrà inizio alle 10 con la Santa Messa nel monastero di San Francesco di Paolo a Vibonati, celebrata dal parroco di Don Martino Romano. Alle 11 avrà luogo la cerimonia di commemorazione dei caduti con deposizione della corona d'alloro nel piazzale del monastero. È sempre domani, sabato 12 novembre alle 17.30, il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 organizza un'assemblea pubblica sul referendum costituzionale dal titolo «Le ragioni del sì, le ragioni del no per un voto consapevole», che si terrà nella sala consiliare di Piazza Umberto I a Padula. Presenti all'evento, coordinato da Michele Carrara, socio del circolo, il segretario comunale dei comuni di Laurenzana, di Potenza e Calciano, di Matera, presidente dell'Ordine dei Avvocati del Tribunale di Lago Negro. Il dibattito sarà introdotto da Rosanna Bove Ferrigno, avvocato del Foro di Lago Negro, e vedrà i saluti finali di Felice Tirno, presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886. Adesso la linea va al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata caratterizzata da piogge. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da nord-nord-est con intensità di 32 km orari. Possibili raffiche fino a 50 km orari. Temperatura minima di 5 gradi e massima di 9 gradi. Nessun aggiornamento né ulteriori servizi. Andiamo in chiusura con il proporvi in sovrimpressione le coordinate per contattarci sia con il telefono che con le vostre email. Inoltre www.cosmostv.it è l'indirizzo per seguire in streaming su internet il nostro palinsesto fuori dal raggio d'azione del nostro digitale terrestre numero 648 per la provincia di Salerno. L'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Vi lascio alla buona visione dei nostri programmi. Buona serata a tutti.